piazzali, magazzini, palazzine di Porto Rosega in mano all'authority di Zeno D'Agostino. 310.000 metri quadrati di aree del porto di Monfalcone passano dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia all'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale. Una serie di autografi in successione del presidente camerale Antonio Paoletti sull'atto notarile hanno sancito un passaggio storico che amplia la capacità d'azione del sistema portuale anche nell'Isontino. Abbiamo un potenziale veramente da far paura. Il porto di Monfalcone, con la regione che ha ceduto le aree alle banchine, all'autorità portuale, noi dovevamo fare sicuramente questa azione. Con questo gesto e con questa sinergia, devo dire la verità, con questa volontà di tutti di lavorare assieme, dotiamo Monfalcone di un futuro veramente roseo, sotto l'aspetto traffico merci, ma perché no anche sull'aspetto croceristico. Il lavoro è quello di una squadra fatta di istituzioni ed esperti del settore che ora hanno la responsabilità di dare ulteriore impulso alle attività. Ci sono le aree, questo è importante, ma poi c'è una continuità, cioè il vero tema oggi capire. L'azienda speciale ha lavorato bene, quindi noi dobbiamo essere capaci di continuare in questa attività, ecco perché ho sottolineato tutta l'azienda speciale e non solo le aree. C'è un tema importante di gestione di un porto che c'è qualcuno che conosce già e quindi noi andremo in continuità su determinate attività e abbiamo tutti gli elementi per farlo. E in discontinuità nella gestione invece di quelle che sono le aree, perché la modalità con cui si è operato fino ad oggi non è la migliore per ottenere investimenti, soprattutto da parte dei privati su quel porto. All'orizzonte nuovi investimenti, la definizione del piano regolatore portuale, ma in primis la realizzazione dell'atteso escavo per poter lavorare su tutta la banchina anche con le navi a maggior pescaggio. 22 milioni di euro, 20 anni. Io credo che, l'altro giorno ne parlavo anche col ministro Patuanelli, io credo che adesso sia arrivato veramente il momento. Il gigantismo navale, la possibilità di entrare con le navi che possono anche, come dire, risparmiare poi nella scelta di Monfalcone sia effettivamente un obiettivo.